Negli ultimi giorni, il dibattito sulla libertà di espressione ha trovato nuovo terreno di scontro, tra piazze infuocate e tensioni nelle università. In manifestazioni dichiarate pacifiche e in nome della libertà, come quelle pro-Palestina, si sono verificati atti di violenza che colpiscono per la loro contraddizione. Agenti aggrediti, fantocci incendiati e minacce rivolte a ministri hanno caratterizzato cortei che sembrano sempre più distanti dal messaggio di pace che vorrebbero promuovere. I momenti di alta tensione hanno riacceso il dibattito sulla libertà di espressione, con accuse di intolleranza rivolte ai collettivi di sinistra che, a detta di alcuni, avrebbero impedito un confronto democratico. Il giornalista Paolo Del Debbio, intervenuto sull'argomento durante il programma Dritto e Rovescio, ha criticato aspramente questi atteggiamenti, definendoli contraddittori. Se si pensa di trovarsi davanti a un fascista, ha senso combatterlo negandogli il diritto di parola? Ha domandato, sottolineando l'ipocrisia di chi si oppone a ideologie autoritarie utilizzando metodi simili. Dall'altra parte, Laura Boldrini ha difeso gli studenti di sinistra che si oppongono alla presenza di gruppi come Azione Universitaria nelle università. Mi sembra assolutamente legittimo, ha dichiarato, riferendosi alla volontà di tenere i fascisti fuori dall'università, minimizzando episodi come lo strappo di volantini. Non mi sembra che sia reato. Boldrini ha elogiato il coraggio di quei giovani che, a suo dire, si battono contro il fascismo senza usare violenza, pur invitandoli a un confronto più argomentato. Le parole della deputata hanno suscitato una reazione immediata da parte di Del Debbio, che durante il programma ha espresso il proprio dissenso con una punta di ironia e amarezza. Ma signora Boldrini, cosa c'entrano questi ragazzi di Azione Universitaria con i fascisti? Ha domandato il conduttore, aggiungendo, si può combattere un presunto fascismo negando la parola in una scuola? Del Debbio ha poi rivolto un appello ironico alla parlamentare, lo faccia almeno per Matteo Ricci, che è una persona ragionevole e soffriva mentre lei parlava. L'eurodeputato del Partito Democratico, infatti, si è detto in disaccordo con Boldrini, affermando che il diritto di parola dovrebbe essere garantito a tutti. Ha inoltre rimarcato che Azione Universitaria non è assimilabile a gruppi come Casa Pound o Forza Nuova, definendo lo strappo di volantini come un atto violento. Iscriviti a Gossip Mania e attiva la campanella per non perderti nessun video.